Ciao a tutti, eccoci con la Books Review del lunedì. Il libro che vi porto oggi è un libro per ragazzi, per adolescenti, della famosissima collana Gli Istrici, Olympus, diario di una diadolescente di Teresa Buongiorno, uscita nel 1994 per Salani. Inizialmente credevo che fosse proprio un diario che vedeva questa dea e parlava di vicende di vita quotidiana insieme agli altri dei. E invece Teresa Buongiorno ha fatto un vero e proprio studio dei miti greci nelle varie versioni che sono state scritte, ha trasposto questi miti in 90 piccoli capitoli della vita quotidiana di questa dea. Praticamente andiamo a rivedere i miti più famosi dell'antica Grecia. Alcuni dei miei preferiti sono stati omessi, per esempio, non troverete Amore Psiche, non vedremo mai le vicende dell'Odissea, che io adoro e che voglio prima o poi leggere in versione integrale, mentre invece si dà più spazio alle vicende che riguardano Zeus ed Era. Era che è una sorta di seconda protagonista di questo libro. La protagonista è Ebe, ovvero la dea della giovinezza, destinata a rimanere un'adolescente per sempre. Proprio per questo, forse, è stata scelta come protagonista di questo libro. Rispetto a quello che mi aspettavo, mi ha stupito fino a un certo punto, ma soprattutto mi è piaciuto leggerlo. È una versione un po' diversa, soprattutto per me che amo i miti greci, di quello che trattano appunto queste storie. Si dà un pochino meno importanza, almeno fino al finale, alla morale stessa dei miti greci, ma si dà spazio ad un tema che invece secondo me è molto bello, il tema della figura femminile nell'antica Grecia, o meglio nei miti greci. C'è una sorta di dualità, perché all'inizio la donna, nei primi miti che vengono narrati in questo libro, ha un ruolo marginale, o meglio, è la protagonista di questo libro, ma si vede una donna che è relegata ad un certo tipo di mestieri e ad un certo tipo di protezione proprio a livello divino. Vediamo Era, che è la protettrice dei matrimoni, comunque della vita coniugale. Vediamo Gea, che è la protettrice della terra, quindi della fertilità. Vediamo Ilizia, che è la protettrice delle nascite. E infine abbiamo Ebe, che oltre a essere la dea della giovinezza, viene relegata in un certo senso al ruolo di barista dell'Olimpo, perché diventa la coppiera degli dei. Questo ruolo in realtà all'inizio mi sembrava un ruolo appunto marginale, brutto da associare ad una figura femminile. Ma con l'andare delle vicende mi sono accorta che invece la figura femminile nei miti greci è assolutamente indipendente, non viene relegata alle solite mansioni che per tutto il corso della storia vengono associate alla figura femminile. Vediamo quindi appunto Artemide, per esempio, che è la dea della caccia, la caccia che normalmente dovrebbe essere associata al sesso maschile, e spesso in questo libro vediamo anche una debolezza da parte del sesso maschile, una debolezza data magari dalla sete di potere o dalla vanità, perché gli olimpi maschi tendono spesso ad essere irascibili, molto irascibili, a farsi trascinare dall'amore fatuo, come ad esempio, come sappiamo tutti, il divino Zeus che oltre ad essere maritato con Era, che è l'amore della sua vita in un certo senso, anzi della sua immortalità, vediamo comunque un continuo cercare di accoppiarsi con varie specie di femmine a seconda della giornata. Diciamo che la figura femminile è un po' più salda sui suoi principi, sia nel senso di io proteggo questo, sono dedita a questo per tutta la vita, sia come carattere. Le donne in questi miti hanno sempre lo stesso carattere fin dal principio, non tendono al cambiamento. L'unica che tende al cambiamento è Ebe, che appunto rappresentando l'adolescenza è un continuo mutare di carattere, cioè il momento in cui è insicura di sé e il momento in cui è estremamente sicura, cosa che è propria degli adolescenti. Questo è un libro che secondo me dovrebbero far leggere nelle scuole nel momento in cui magari alle medie o alle elementari, io non so adesso come siano bene i programmi scolastici, ma dato che la storia a quanto pare adesso sta andando verso il declino per quanto riguarda i programmi scolastici, non so dire, ad ogni modo è assolutamente consigliata come lettura per gli adolescenti per iniziare a introdurre i miti greci. Come lettura estiva è assolutamente rilassante, o come lettura in generale nelle vacanze, non è quel tipo di libro che un ragazzino potrebbe essere forzato a leggere perché è molto scorrevole e scritto molto bene, e oltretutto ti dà un'idea globale dei miti greci più famosi, ma non in maniera distorta, non è una parodia, ma è un raccontare appunto i miti per come sono stati scritti,
ma con gli occhi di un adolescente. In generale il mio rapporto con i miti greci è sempre stato molto affiatato, mi hanno sempre affascinato tantissimo i miti in generale, i racconti storici, mezzo storici, le leggende insomma, e i miti greci mi hanno sempre affascinato soprattutto perché da piccola avevo un libro che era uno dei miei preferiti, un libro di queste dimensioni, che raccoglieva appunto le storie degli eroi, le storie degli dèi e delle dee. Da lì è nata proprio la mia passione per i miti greci, tant'è che adesso vorrei trovare una versione integrale che contenga tutti i miti greci per poterli analizzare magari insieme a voi qua sul canale. Trovare questo libro mi ha attirato sicuramente per il tema principale che era l'antica Grecia e i suoi miti, successivamente mi è piaciuto anche come lettura rilassante perché, come ho detto nello scorso video, questo è un periodo nel quale io ho assolutamente bisogno di letture leggerissime, rilassanti e che non abbiano una fortissima morale, è un periodo così. Penso che comunque come lettura sia stata piacevole, un po' fine a se stessa, al fine dell'informazione generale, è comunque sempre bello rileggere i miti greci in ogni loro forma. Dal punto di vista della figura femminile, che è un argomento a cui io tengo molto, mi è piaciuto questo connubio delle due cose, perché qua, essendo protagonista appunto una ragazza, si è data molta importanza alle figure femminili all'epoca e soprattutto ai cambiamenti che hanno apportato all'interno dei miti greci le figure femminili, tant'è che mi è venuto il sospetto che in alcune versioni dei miti greci l'autrice sia stata una donna e non un uomo. Nell'info box come sempre troverete tutti i link utili per ritrovare l'autrice, la casa editrice e la colonna sonora di questo video. Oltre a quelli troverete tutti i link utili per ritrovarmi sui vari social, contattarmi, commentarmi e sostenermi e ovviamente la mia lista di desideri di Amazon se volete continuare a supportare il canale anche con un piccolo contributo. Ci vediamo alla prossima recensione o comunque al prossimo video. Ciao!